Miley Cyrus sposerà Liam Hemsworth. Una notizia bomba che conferma quindi il fidanzamento ufficiale con il protagonista di Hunger Games, fratello di Chris e interprete di Thor. I due erano stati già insieme dal 2009 al 2013 ma, dopo 4 anni insieme, decisero di lasciarsi ed annullare quelle che erano previste come nozze imminenti. Dopo la parentesi di Miley Cyrus con Patrick Schwarzenegger, figlio dell'attore politico, la cantante di Wrecking Ball è tornata sui suoi passi e, ospite del talk show di Ellen DeGeneres, la popstar 23enne ha confermato il suo ritorno di fiamma con l'attore. Così Miley Cyrus ha mostrato ad Ellen DeGeneres l'anello che ha ricevuto da Liam Hemsworth e poi ha dichiarato: "È strano, perché è un vero gioiello, mentre gran parte dei miei gioielli è fatto di pezzi di orsetti gommosi e zucchero filato. Quindi non vanno molto bene insieme, quindi a volte sostituisco l'anello con un unicorno." E lui mi dice: "Cosa succede?" E io: "Beh, non è proprio il mio stile. Ma lo indosso perché mi ami." Pochi giorni dopo il momento in cui i due sono stati beccati insieme in Australia, è stato il tabloid People a lanciare la bomba lo scorso gennaio, parlando di un ritorno di fiamma ufficiale. La prima fase è stata quella di lei che è tornata a esibire l'anello di fidanzamento che il suo ex le regalò quando ancora si parlava di matrimonio. Successivamente la classica amica della coppia ha confermato tutto al tabloid statunitense. Miley è dove avrebbe voluto essere negli ultimi 2 anni. È tornata con Liam ed è molto felice. Non ha mai voluto separarsi da lui, ma le cose andavano così male che hanno avuto bisogno di una pausa. Galeotto è stato il set per i due che si sono conosciuti nel 2009 grazie al film The Last Song. Da quel momento è iniziata una storia d'amore che sembrava doverli condurre dritti alle nozze. Chi se ne frega?